song ever. It was your best song ever. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in Correre per Sport, iniziativa della WISP, 31esima puntata. Alberico, buonasera, buonasera caro Roberto. Bentornato, i lupi e gli orsi di Pettorano che ti hanno lasciato libero. Sì? Tranquilli, tranquilli. Tranquillo, un grande successo domenica nella gara di Pettorano, dove, molto bello, in uno molto scenario apprezzato. Molto molto apprezzato. E tu dove eri domenica? Domenica ero in un posto... in una mega festa, giustamente. Tanti auguri a Roberto che domenica ha praticamente ultimato l'ultima maratona, sì, sistemando Piero. Sì, difatti sono molto rilassato. Si è sposato anche l'ultimo figlio. Tanti auguri a Piero. grazie Enrico, ci torna a trovare. Ovviamente tu hai vinto a Pettorano, sì. Ovviamente non è stato facile, però. Ma l'orso c'era? O no, già l'orso era scappato? L'orso non c'era. Può darsi che l'ha visto Carulli, però, il nostro presidente. Bentornata Sara, dottoressa. Grazie. Sara da Trasacco, sì. Di Salvatore, già sei stata con noi, ma oggi Alberico ti ha voluto di nuovo qui perché ha preparato un mare di domande, ne hai appena 75. Tante perché pensavo di più. Sono stati i nostri podisti che l'hanno rivoluta e allora mi fa piacere. Grazie per averci assecondato. Grazie a voi. Anche perché è così bella, trasparente, solare, arricchisce anche il nostro programma. Grazie. Vero Claudio Mizzi, buonasera dottor Claudio, presidente di un gruppo giovane ma importante. Io cammino, io corro. Ma tu corri o cammini? Io cammino quando vedo Alberico, corro quando vedo per fatti miei. La battuta è stata fatta volutamente perché hai detto ti ho visto correre, Alberico ti ha risposto come Alberico? Non posso dire. Non posso dire lo stesso, però l'ho visto camminare. Ma perché? Era salita? No, assolutamente era in discesa. Con lui l'assessore, l'avvocato Umberto Italiani, buonasera, bentornato sportivissimo di Atri. Buonasera a voi. Sempre presente in ogni iniziativa. Come no, e quest'anno altri. Claudio ha inventato qualcosa di nuovo. Come si chiama Claudio? Citi Run, ma questo è il nome, non l'ho inventato io, è stato il promotore, è stato Alberico Di Cecco, che ha detto facciamoci tu Citi Run, che è un fusion tra l'inglese e il dialetto adriano, quindi Citil sta per bambino, non Citil, ma Citil. Quindi questo connubio tra l'inglese e il dialetto adriano. Più adriano che inglese, però poi se prendiamo gli inglesi, li andiamo a vedere i nostri dialetti, ce ne sono, ce n'è uno in particolare, poi se abbiamo tempo ve lo dirò pure qualcosa sul dialetto di Alanno, che ha tante parole proprio identiche all'inglese proprio, pertanto. Poi con noi il capo di gabinetto del comune di Francavilla, del sindaco di Francavilla, Andrea Pego. Buon arrivato, dottore, tutto a posto? Sì, sì, ci siamo. Tutto a posto. Sei qui per parlarci della quarta edizione del Festival dello Sport Fitness Festival che apre l'estate francavillese, quindi un piacere per me parlarvene. Ci siamo già, è venerdì, sabato ci e domenica. Siamo venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 nel centro di Francavilla al mare, quindi il percorso si snoda dalla stazione a Piazza Sirena. Abbiamo, insomma, già collaudato negli anni, ricordo negli anni passati un grandissimo successo, un grande successo di pubblico, un'organizzazione che dura ormai da diversi mesi per arrivare, insomma. Sei qui per parlarci, ma soprattutto per parlare anche di una gara podistica che ci sarà domenica pomeriggio. Alberico, Sara è tutta tua. Sara, intanto abbiamo già ringraziato della tua presenza. Devo dire, la psicologia dello sport da parte del podista è interpretata come una sorta di aiuto per vincere le ansie innanzitutto. Ma può veramente la psicologia dello sport aiutare il podista a vincere proprio l'ansia da prestazione, a prepararsi, a partire senza paura e a raggiungere l'obiettivo? Sì, sì, senz'altro. Dobbiamo fare però una precisazione tecnica. Che l'ansia è fisiologica, poi c'è quando quest'ansia tende ad aumentare e diventa disfunzionale, allora è il momento in cui bisogna andare ad agire su quest'ansia, perché altrimenti un pizzico la dobbiamo lasciare, che è quella spinta motivazionale che permette poi di arrivare al traguardo e di perseguire i propri obiettivi. E anche la differenza sottile ed importante fra un allenamento e la gara.
Esatto, probabilmente e sicuramente in allenamento c'è una tensione minore rispetto a quella che c'è nella gara, perché comunque nella gara noi abbiamo un obiettivo, dobbiamo raggiungere un obiettivo, cosa che in allenamento se si raggiunge bene, ma se non si dovesse raggiungere quell'obiettivo è poca cosa, perché possiamo sempre comunque riprovare. Ma ci rendiamo conto quando l'ansia è eccessiva? Cioè l'atleta che si approccia alla gara, comunque la tensione è sempre importante, può riuscire a capire quando va al di là e diventa paura e quindi diventa anche un freno a questa... Sì, sì. Attività. Sì, perché sicuramente l'ansia disfunzionale, quella che chiamiamo l'ansia disfunzionale, ha anche una serie di sintomi fisiologici come certo. tachicardia, come sudorazione eccessiva e tutta una serie di pensieri negativi che bloccano la persona e quindi non la fanno proprio addirittura anche partire a volte. E sì. in questo caso si può riconoscere, quindi quando si riconosce che l'ansia si è trasformata in una paura eccessiva a tal punto da compromettere la competizione stessa, allora forse è il caso di cominciare ad agire. E non si parla forse più di ansia da prestazione, ma proprio di vera e propria ansia di stato. Ma in che modo dobbiamo agire? Cioè, quando è che dobbiamo andare dallo psicologo? Quando non credo il giorno prima ci riesca a risolvere una situazione. Come può funzionare un aiuto strutturato? Allora, un aiuto strutturato sicuramente è un lavoro d'equipe, principalmente con l'allenatore, quindi psicologo e allenatore a braccetto decidono insieme all'atleta stesso quali sono gli obiettivi da raggiungere. In quel caso poi andare a stilare un programma di allenamento fisico e mentale, quindi il famoso mental training, per poter agire poi sulla performance, affinché la performance sia la migliore. Nell'ambito della tua esperienza professionale, hai avuto qualche esperienza con dei podisti, con persone che avevano, o magari non podisti, ma sportivi in genere, che sono riusciti magari a superare queste difficoltà? Lei ha una famiglia di podisti. Per questo... Sì, sì, a parte qualche consiglio tecnico in famiglia, ho lavorato anche con alcuni atleti proprio a livello di podismo. Credo che lavorare con Alvise Di Salvatore sia inutile, perché Alvise non credo che abbia bisogno di inquadrare. No, perché per lui lo sport è prima di tutto divertimento, quindi quello è l'importante. Fa benissimo, non bene. Quello è l'importante, il resto è tutto accessorio. Divertirsi sempre, a prescindere. Sì, però sì, ci sì. sono stati dei risultati in questo sì. senso. Sì, ci sono stati dei risultati. Perché quello che ho visto nella mia esperienza professionale è proprio una difficoltà nel gestire nel migliore dei modi gli obiettivi, quindi il famoso goal setting, che spesso non viene fatto nella maniera più motivante possibile, ma viene fatto in maniera diciamo approssimativa. Aspetta, però spieghiamo che cos'è il goal setting. Allora, il goal setting è proprio gli obiettivi, il programmare l'obiettivo che si vuole raggiungere. Spesso si fa si sbaglia nel cercare degli obiettivi di risultato piuttosto che di performance, e questo è un gravissimo errore, perché il risultato non dipende esclusivamente da noi, ma anche certo. altri atleti, in questo caso con cui ci si va a confrontare, mentre un goal setting, quindi un obiettivo di prestazione, riguarda me stesso, e quindi con tutte le mie capacità, con tutte i miei allenamenti sia fisici che mentali, certo. Poi il risultato dipende esclusivamente da noi. Grazie, grazie Sara. Claudio, dottor Claudio, buonasera. Eccomi. Ci siamo, giorno sì. 4, sabato, solamente per i ragazzi, sino ai 90 anni o no? No, fino a 15 anni, l'ultima categoria è 15 anni fino al non raggiungimento del 16esimo. Quale posto fantastico di Atri avete scelto? Atri, ovunque si vada a fare sarà un grande successo, ma quale avete scelto per l'occasione? La villa comunale, perché penso che sia più idoneo per la protezione per i ragazzi, quindi... Come dico sempre, non diamo e non riceviamo fastidi. Assolutamente no. Nel senso che... Abbiamo coinvolto un po', come al solito, fare nostro, un po' più gli eventi. Ci siamo inseriti all'interno di una manifestazione internazionale, che è la 29esima edizione dell'Atri Cup, che è una mini olimpiade, quindi avremo anche ragazzi che correranno da altre nazioni, quindi da altre 12 nazioni per l'esattezza. Addirittura.
quindi il confronto già a quest'età lo andremo a verificare, una prova come tante altre, oltre che essere valido come campionato regionale giovanile, è anche un modo per far confrontare i nostri ragazzi con ragazzi di altre nazioni, quindi è il primo approccio che può essere un approccio internazionale. Penso che sia positivo anche questo, insomma. Io per rispondere alla dottoressa, mi sono diventato campione italiano dei commercialisti facendo una strategia che gli altri non hanno fatto, io nella mia non competitività. Tutte e tre le gare, se io sapevo facendo l'addizione di tutte e tre le gare, ero matematicamente campione italiano. Io sono diventato campione italiano per questo motivo. Grazie a un'addizione. Non per essere un alberico di cieco della situazione, ma per essere Claudio Mizzi come commercialista. Assessore, avete un po', diciamo, copiato come l'Interamia? Bah, copiato no, dai. No, anche perché l'Interamia è più vecchia della vostra. Sì, ma è una manifestazione, come dire, che ha una pluridisciplinarietà di sport, quindi la Tricap ormai è 29 anni, che è iniziata con un torneo di calcio, poi si è, come dire, ampliata a livello settoriale. Ci sono a proposito di calcio, sport. Tu che sei, possiamo dire, un ex calciatore? Sì, dai. Sei sicuro? Sì, sì. Che non rimetti... No. Basta. È stato un bravo calciatore, Malatri? Tocchiamo un tasto dolente. Quest'anno abbiamo toccato purtroppo la categoria più bassa della storia e stiamo lavorando in questi giorni per, come dire, rimettere su un movimento calcistico, nel senso che la tradizione è abbastanza storica e di buon livello, e quindi Atri sicuramente merita palcoscenici migliori, speriamo che, insomma, ci si riesca. Il calcio, come dire, come tutti gli sport, è ciclico, quindi l'importante è che ci sia il fuoco sotto la cenere da cui ripartire, dato che sicuramente avrà questa brace che adesso sta per essere, come dire, tolta da questa cenere che ha soffocato un po' questi ultimi anni. Nella Tricap mancava la disciplina. Sì, mancava, e io volevo sottolineare l'aspetto fondamentale che su Atri, sullo sport come lo intendiamo. Infatti abbiamo vari eventi sportivi, partendo dalla Tricap fino a finire col Mondialito di Baseball, che si avrà ad agosto, intervallata da altri tornei cittadini, dalla gara del 22, insomma, che è diventato un fiore all'occhiello per la nostra città, e tendiamo, insomma, a avere con lo sport come dire, settore, fattore di crescita, di inclusione sociale, di crescita dei ragazzi, insomma, sotto il punto di vista proprio di formazione come persone, tant'è vero che abbiamo anche il nostro, come dire, comparto di istruzione, dove c'è il liceo sportivo, stiamo facendo un'accademia, come dire, dove crediamo che sotto, diciamo così, sotto il modello, tra virgolette, adesso me ne vado un po' oltre, però quello americano, insomma, sport agonistico e studio possano far crescere, insomma, dei cittadini migliori. Insomma, questa è la nostra idea, è abbinata a quella che è, insomma, anche un volano turistico ed economico per la città, perché, insomma, lo sport, come sappiamo, insomma, ha questa grossa peculiarità, e, insomma, noi come amministrazione, grazie a persone come Claudio, a tutta l'associazione Io Cammino Io Corro, che adesso è diventata veramente un nucleo fondamentale della città, stiamo, insomma, percorrendo questa via. Certo, me l'ha battuta con Claudio, vorrei tornare, ha detto che facendo la somma di tre gare ha vinto il titolo italiano. E quest'anno che sei arrivato secondo non hai fatto bene alla somma? No, perché era prova unica. E allora è andato meglio quest'anno. Andrea, ci siamo, Francavilla, sì. Da quest'anno, quarta edizione, è proprio l'amministrazione comunale, il comune che organizza. Sì, noi come, diciamo, amministrazione comunale non potevamo permetterci di perdere questo evento che tanto ha fatto per la città, portando migliaia di visitatori a giugno, quindi un mese, diciamo, uno dei primi mesi estivi, quando si inizia a testare la proprio partenza, il, diciamo, turismo, e partire bene è fondamentale, quindi questa manifestazione ci consente, appunto, di lanciare
tutto il resto dell'estate. Noi abbiamo un cartellone abbastanza importante, per fortuna riusciamo con grossi sacrifici però a mantenere insomma uno standard molto elevato, e Sport Fitness Festival è proprio la partenza ideale. Ci sono tante novità quest'anno, migliaia di persone che arriveranno, già hanno prenotato, insomma, questo ci fa ben sperare. Si va dall'arrampicata al mare, diciamo un po' tutte le discipline. Sì, l'arrampicata, anche se sappiamo che il nostro Abruzzo, certo, ci consente in poco tempo di arrivare in montagna, ma ce la siamo portati noi a Francavilla, quindi con una struttura proprio... Verrebbe una battuta da fare, visto che la polemica... Francavilla e Chieti, ci spostiamo a Chieti? No, a Chieti non ci nella spostiamo. Nella parte alta di Francavilla? Ormai, nella esatto, parte alta, nella di parte Francavilla. Alta di Francavilla. Ci scherziamo su, certo, insomma, certo. Non c'è bisogno di fare polemica, certo. Ci abbiamo solo tanto scherzato, insomma. Però è vero che l'arrampicata, diciamo, ce la siamo portata. Ci abbiamo una parete per fare free climb proprio di fronte a Piazza Sirena, e quindi tutti quelli, anche i più piccoli, che vorranno provare potranno arrampicarsi con gli istruttori. Andrea, una curiosità: quarta edizione, tre volte abbiamo già gareggiato anche nel podismo, ma questa volta si chiama però prima edizione, ci sarà un perché? Sì, diciamo che abbiamo voluto fare le cose un po' in grande questa volta, e quindi partire con partire con questo che è il primo trofeo Sport Fitness Festival, su un percorso che gli atleti secondo me già conoscono, perché è simile, cambia... Avete anche cambiato percorso, perché si svolgerà tutto sul lungomare, che è ancora più bello. Esatto, esatto. Questo penso che per gli atleti possa essere, insomma, affascinante. Uno, perché voglio dire, il panorama è importante. E poi rivedersi con gli amici e con lo sfottò, come dicevamo prima Claudio, con Alberico, no? Incontrarsi i primi che incontra gli ultimi o viceversa. Cioè, esatto, esatto. E tra l'altro correranno pure, diciamo, visti da tantissime persone, perché la gara si tiene proprio in mezzo alla manifestazione, e quindi i corridori certo, avranno gli occhi addosso. Ma non solo, ma anche che al mare può guardare, può vedere, perché la gara viene fatta in un orario un po' inconsueto, alle ore 17. Alle ore 17, il raduno... Chi va al mare è ancora... Esatto, il raduno è già alle 15.30 a Piazza Sirena, per partire poi alle 17, quindi chi si trova al mare basta che si alza un po', esatto, e vede i corridori. Anzi, invitiamo pure chi sta al mare, perché la gara è di appena 8 km, percorso completamente piatto. Esatto, su strada. Possiamo dire che tutti quanti possono partecipare, certo. Ricordiamo, l'apporto tecnico è dato dalla Fart Sport Francavilla, del che presidentissimo sta organizzando. Francesco, io infatti Di Crescenzo, li ringrazio assolutamente per il lavoro. Tra l'altro ricordiamo che ci sarà anche uno stand della WISP all'interno della manifestazione. E certo, non poteva mancare. Non poteva mancare. Alberico, un minuto, due minuti con sì, sì, Sara. Io parlando con Sara mi viene in mente, Roberto, un caro amico che saluto anche da parte tua, che è Angelo Gravina, il quale mi racconta ogni volta di una gara, tra le sue gare più importanti, potevo vincere, ce l'avevo lì, poi ho deciso che... Di non vincere. Ma in che cosa significa? Sarà una giustificazione psicologica, oppure è semplicemente la sensazione di poter vincere, ma in realtà l'avere di fronte un avversario più forte? Allora, anche qui torniamo sul tema dell'ansia. Viene chiamata la fobia dell'eterno secondo, onicofobia. Sì, non vincere significa che io ottengo un vantaggio nell'arrivare secondo e non primo. Potrebbe sembrare una contraddizione. Infatti. Poter dire ho fatto vincere o no, non mi sono... Esatto. Ma una spiegazione c'è, cioè il vantaggio quale potrebbe essere? Bisogna andare a ricercare qual è il vantaggio per la persona stessa. Spesso si può avere la paura che vincere significa poi dover dimostrare continuamente un qualcosa agli altri o a se stesso, quindi per paura di non riuscire poi successivamente a dimostrare o a mantenere questi standard elevati, si preferisce fare un passo indietro e non vincere. Ma magari anche la paura di credere di vincere e poi in realtà di non voler affrontare in quella sede anche l'avversario.
Sì, sì, oppure, beh, la, sì, sì. Oppure la paura, che potrebbe essere la paura di provarci e non riuscirci, allora meglio, anche, non prova, meglio non provarci. Sì, sì, comunque riguarda sempre la tematica dell'ansia, quindi un'ansia o nel dover dimostrare troppo o di accettare anche una frustrazione a seguito di io ci ho provato ma non ci sono riuscito. E quindi comunque torniamo sempre nel circuito dell'ansia, comunque, capire qual è il vantaggio. Nel mio piccolo, quando correvo nel secolo scorso, la posizione peggiore in assoluto che il secondo posto. Era meglio arrivare terzo e non secondo, secondo, perché il secondo ti chiedono chi hai battuto, il terzo dice: ah, sei arrivato terzo, sei salito sul, esatto, podio. È già quasi un successo. E forse, ma, forse proprio da questo secondo, fatto che origina l'anichefobia. Sì. Ma il secondo posto penso che sia il peggiore, disastroso, in assoluto. Sì. Sì, c'è anche chi, sì, lo definisce il primo degli ultimi. Per me sì, per me assolutamente sì. E anche in questo caso si potrebbe riuscire con l'aiuto dello psicologo dello sport a fare un passo avanti, almeno a provarci, oppure è un carattere soggettivo della persona? No, sicuramente si può agire, più che altro capire quali sono i pensieri che stanno dietro questo comportamento evitante e da lì poi andare a decidere insieme al paziente stesso, in questo caso l'atleta, qual è il comportamento migliore, quindi quello di rimanere l'eterno secondo oppure affrontare questi scheletri nell'armadio e quindi poi poter salire sul podio nel primo gradino. Grazie Sara. Claudio, allora ricordiamo, sabato 4 ci si può iscrivere fino all'ultimo momento, sicuramente sì. Come si deve fare per iscriversi? Iscrivere o fa un'email, io cammino, io corro, ma abbiamo messo tutto sul sito di Corri l'Abruzzo, quindi Corri l'Abruzzo e Abruzzo Gare sicuramente. Abruzzo Gare. Poi volevo rispondere al Alberico, io ho fatto questa un secondo per non sentirti un'altra volta, quindi basta, per piacere, che sia terza polemica. Grazie, voluta, sempre. Volutamente arrivare secondo. Secondo. E poi dicevo, l'evento quest'anno per i ragazzi faremo una cosa che è particolare. La premiazione la faremo durante le finali regionali di Miss Italia. Ah. Quindi la sera rimarranno. A proposito di sera, le gare a che ore ci sono? Alle ore 19 inizieranno le gare, quindi dopo alle 21 faremo la premiazione nel corso dell'elezione di Miss Italia regionale. Ricordiamo che il giorno dopo, sempre gare del circuito WISP, si gareggia a Rocca Montepiano, ancora poi il giorno 9 la notturna spartana a Pescara, giorno 10 la prima edizione notturna di Pianella, giorno 11 la classicissima gara di Cerne di Pineto. Assessore, 22 agosto, sicuramente sarà un sabato, eh? Perfetto, agosto è... perché l'anno scorso è stato un grande successo, ma conoscendo il vulcanico Claudio, con il vostro appoggio dell'amministrazione comunale, ma non solo, ma di tutte le altre associazioni, quest'anno sarà ancora più. Ormai... 22 agosto potrete fare un giorno in Serie A, potremmo dire. 22 agosto, grazie alla notturna, giusto, faremo giusto. Un bel... Anzi, l'occasione per invitarla... Il 22. E dopo dipende se viene, però ma deve venire pure l'anno scorso, quest'anno no, se non verrà è perché ci sta qualcuno più forte di lui che lo batterà di sicuro. Però Claudio, se tu mi lasci come al solito la o qualche posizione... gara più importante della tua, Claudio. No assolutamente non ci sta. comunque ribadisco il fatto che grazie al lavoro svolto in questi anni da tutti gli appassionati, insomma, la notturna triana penso che sia, insomma, uno degli eventi sportivi a livello podistico e non solo, insomma, che ha sorpassato i confini regionali, quindi noi siamo, come dire, ma poi voi siete così fortunati con uno scenario così bello. Infatti è pure io sarei capace di nel senso che siete fortunati, perché è un'occasione, cioè, insomma, per far conoscere, insomma, le bellezze della città, lo ribadiamo sempre. Insomma, è un evento a cui ormai tutta la città è legata, cioè non c'è un, come dire, una persona a cui non è legata. E devo dire l'ultima cosa, che in questi anni l'associazione ha anche, come dire, educato, diciamo così, la parola non so se è giusta in questo termine, ad una qualità della vita migliore. Vedo tante persone che corrono, camminano e, come dire, hanno migliorato la qualità della propria vita, ed è sinceramente un risultato molto importante. Ci si vuole sempre più bene. Mercoledì sera facciamo pure le passeggiate della salute. Mercoledì sera. Primo impatto, 150 persone. Andrea, dicevamo, ci si vuole sempre più bene, pertanto alla Francavilla Fitness Festival sicuramente.
ci sarà un mare di gente, sì, ma soprattutto sì, sì, di sportivi. Come dicevo prima, per fortuna già vediamo, insomma, già la ricettività ci dice che stanno prenotando, quindi insomma Francavilla si riempirà. Una curiosità mi premeva, insomma, dirvi: quest'anno abbiamo inserito anche un torneo internazionale di videogaming, perché un'associazione nazionale sportiva, diciamo manco qual è, ha inserito il videogaming come sport praticamente. Quindi io, è un mondo che io non conoscevo per niente, ma... Subito vi siete... Subito abbiamo attirato dentro per far conoscere appunto... Un secondo, poi insomma Adri e Francavilla sono legati da, come dire, un personaggio, Luciano Russi, che... come dire, certo, ha istituito ad Atri, insomma, certo, il corso di economia e diritto dello sport, e che ha coniato lo sport e cultura con, come dire, l'accento su Atri. Io sono convinto, quindi, che insomma, siamo Claudio, io sono convinto legati, che c'è lo zambino gemellati, anche dell'assessore, sì, allo sport in questa bella realtà e di questo grande risultato. Io purtroppo, Alberico, siamo arrivati alla fine. Voglio solo ricordare la classifica di Pettorano, dove Alberico di Cecco ha vinto sulla Miri al terzo posto per Domenico Caporale. Per il settore femminile ha vinto la Marsicana, che gareggia per la Plus Ultra di Trasacco, sulla compagna Paola Antonelli. Secondo posto per Patrizia Bianchi, sempre Plus Ultra. E terzo posto per Micolucci Stefania della podistica dell'Adriatico. Nelle società, primo posto per la Runners Sulmona, secondo posto per Fart Sport, terzo posto pari merito Plus Ultra con la Runners si chiede, quinto posto amatori podisti pennesi. Grazie alla regia, al nostro amico Gianni, poi grazie a Silvia e grazie a Claudio, soprattutto grazie a voi per l'ospitalità, e grazie alla WISP che ci dà l'opportunità di parlare di sport a livello regionale e non solo. Buona serata a tutti. Song ever. It was your best song ever.